Amici del canale Malik Patrick, benvenuti in questo nuovo video settimanale del mercoledì. Eccoci qua, ci ritroviamo con l'appuntamento con il Gorino Show di Miyamoto Musashi, andando a parlare del secondo capitolo di questo meraviglioso trattato, che è il libro dei Cinque Anelli, che si chiama Il Libro di Mizu, ovvero Mizu no Miki, il libro dell'acqua. In questo capitolo Musashi spiega proprio espressamente la via dell'arte della spada, le tecniche applicate proprio, quello come lui la intendeva, quello che secondo la sua esperienza gli fece accumulare nel tempo, viene riportato in questo ovviamente capitolo, spiegando l'atteggiamento, le posizioni, le posture, come va impugnata la spada. Quindi non vi preannuncio altro, ci vediamo dopo la sigla con il Gorino Show, il libro di Mizu. A tra poco. Eccoci qua, un saluto a tutti quanti amici, grazie per essere ancora qui, grazie per partecipare all'appuntamento con questo meraviglioso trattato, con questa serie che parla di questo meraviglioso trattato, perché l'ho voluta rifare apposta in modo diverso, in modo più approfondito, perché comunque col tempo poi non si finisce, dato che non si finisce mai di imparare, ovviamente uno accumula comunque consapevolezze, conoscenze, praticando proprio ovviamente l'arte della spada, l'arte della scherma, le arti marziali. E quindi di conseguenza uno rivede, ad esempio me, i video che facevo 2 anni fa, dico oddio, manca qualche cosa, fammelo rifare, anche perché comunque il format è diverso, ho impostato un format prestabilito che mi piace così, perché comunque la scuola ha preso un logo, ha preso un nome, ha un'identificazione, quindi comunque li sto cercando di rifare anche per inserire immagini, inserire spezzoni di video per spiegarvi meglio quello che io intendo ovviamente per arte della spada, via dell'arte della spada, per Kenshudo, che ovviamente si ispira all'opera di Miyamoto Musashi, in questo caso il Gorino Show, perché prende tanti insegnamenti, non è che è un'ispirazione al Nite Nichi Ryu, che è uno stile a parte, ma è un'ispirazione a livello filosofico degli insegnamenti che questo grandissimo maestro samurai ci ha lasciato nel corso del tempo. Prima di iniziare, se non avete mai visto questo canale, se è la prima volta che siete qui, vi invito ad iscrivervi al canale, fare l'iscrizione per aiutarci e a crescere proprio, per fare in modo che la comunità si espanda sempre di più, diventi un angolo dove poter ascoltare, apprendere soprattutto le nozioni delle arti marziali, secondo ovviamente una mia piccola esperienza che ho fatto in questo percorso di vita. Dico piccola perché comunque ho 35-36 anni, quindi sono 20 anni comunque che pratico, però la chiamo piccola esperienza, ma questo perché non c'è mai fine all'apprendimento. Io penso che anche con una persona che abbia 40-50 anni di pratica si deve sentire sempre come se fosse una persona che sta imparando qualcosa, altrimenti si smette, si interrompe quel processo evolutivo che è fondamentale praticamente per le arti marziali. Quindi vi ringrazio per tutti voi che siete sempre qui e tutti coloro che si sono iscritti e coloro che faranno l'iscrizione. Quindi mi raccomando, se passate, aiutateci, perché è molto molto importante. È un click, ma per noi è fondamentale. E poi c'è ovviamente la campanella se volete rimanere aggiornati con i video che pubblico. Pubblico spesso shorts, comincerò a pubblicare anche video veramente relativi alle tecniche di spada, quindi sempre secondo la scuola Kenshudo. Quindi comunque ci sarà molto da vedere, quindi vi invito ovviamente a non perdere i nuovi contenuti che verranno pubblicati. Detto questo, iniziamo a parlare ovviamente del libro di Mizu, ovvero Mizu no Miki, il libro dell'acqua, il secondo capitolo del Gorino Show. Come dicevo in precedenza, qui Musashi spiega molto bene, in modo approfondito, cosa intende lui veramente per la sua scuola a livello pratico. Quindi andiamo a parlare ovviamente di tutto quello che comprende le posture, l'atteggiamento, come va impugnata una spada, tutte cose che non devono essere tralasciate o lasciate al caso, perché se si parte male nel percorso dell'eio, quindi anche nell'atteggiamento, nel non avere la consapevolezza di come va impostato un duello prima ancora di iniziare, si rischia di perdere già in partenza. Ora iniziamo con il libro di Mizu. Che cosa dice? Praticamente Musashi in questo capitolo spiega esplicitamente la sua tecnica di spada, il suo metodo più che altro, perché a me le parole tecniche non mi piacciono tanto, come non piacevano tanto lui, ma più che altro il suo metodo, il suo concetto che aveva dell'arte della spada, che prende ovviamente il nome di Nite Nichi Ryu, ovvero due cieli in uno, che significa due spade una scuola, quindi la tecnica delle due spade, poiché lui aveva la peculiarità di combattere con due spade in una mano e nell'altra, anziché impugnare una spada con due mani. Questa era una sua strategia che gli ha permesso di sopravvivere a molti duelli, parecchi duelli, che all'epoca, ricordiamo, erano duelli mortali. E il secondo capitolo si chiama Libro di Mizu, ovvero Mizu no Miki,
il libro dell'acqua, perché il suo concetto di scherma prende proprio ispirazione dall'elemento dell'acqua, quindi dal concetto e dal principio che è nascosto nell'elemento dell'acqua. Poiché l'acqua è l'elemento che ha la capacità di adattarsi in ogni situazione, quindi si adatta ad ogni recipiente che la contiene, così praticamente il guerriero che intraprende la via dell'Eio, secondo Musashi, deve avere la stessa capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di avversario ci troviamo ad affrontare, quindi deve incorporare dentro di sé il principio dell'elemento dell'acqua. E questo è molto interessante perché in molte arti marziali praticamente viene riportato questo concetto. Ma già questo concetto voglio puntualizzare, per chi magari non lo sapesse o magari pensa di sapere tutto, lo aveva detto già Sun Tzu. In realtà Sun Tzu nel sesto capitolo dell'Arte della Guerra parla della forma non forma, ok? Questo che vuol dire? Del vuoto e del pieno. Il concetto di vuoto e pieno, forma e non forma, è molto legato all'elemento dell'acqua, specie quando parla dell'esercito, deve essere manovrato come se fosse un ruscello che si adatta al fiume che lo sta, al letto del fiume che sta percorrendo, quindi non va in una direzione fissa ma si adatta. Questo concetto era già presente nell'arte della guerra, non lo ha detto né Jigoro Kano, non l'ha detto nessun altro prima ancora di Sun Tzu. Quindi Musashi prende ispirazione ancora prima di Jigoro Kano, ad esempio, che parlava di queste cose, che poi ne parlò Bruce Lee, ovviamente, per riportare un video a cui è stata fatta una polemica, ne parlava ovviamente Sun Tzu nell'arte della guerra. Quindi, come vedete, io non riporto nulla che non ha detto altro, cioè io dico semplicemente quello che hanno detto altri, ma dato che la maggior parte dei maestri non ci sono più, cerchiamo di parlare e di esprimerci noi che siamo i viventi di adesso, che intraprendiamo il percorso delle arti marziali attraverso comunque i concetti che abbiamo capito. Io ovviamente non ripeto personalmente a pappagallo nulla di quello che non ho capito, perché tutti questi concetti, ad esempio il principio dell'acqua, me lo spiegava il mio maestro quando io praticavo Kung Fu. Con lui praticavo Wing Chun e associavamo l'utilizzo degli elementi, e l'acqua è stato il primo elemento che ho imparato, perché l'armonizzazione è la parte più importante. Poi ci è venuto il fuoco, infatti poi quando verrà il Body Heat, il fuoco, ne parleremo. Però l'acqua è importante perché nelle arti marziali bisogna sapersi adattare, quindi non deriva dal fatto che uno legge un libro o perché l'ha detto qualcun altro o perché gli altri l'hanno capito dopo qualcun altro, deriva semplicemente dal fatto di un'esperienza personale, perché parlare di acqua e avere la consapevolezza di che cos'è il principio dell'acqua sono due cose distinte, perché come dice Musashi è la pratica a fare la differenza e non soltanto la teoria. E io fortunatamente di pratica ad esempio ne ho fatta tanta, proprio perché ho preso ispirazione dal Gorino Show, dove dice di praticare costantemente. Quindi, come dice Musashi, il guerriero deve sapersi adattare, e per sapersi adattare occorre tanta pratica, tanti sbagli per capire e incorporare l'essenza di questo principio e diventare acqua. Ma per diventare acqua nel corpo occorre che prima si diventi acqua nella mente. Quindi Musashi che dice che la mente deve essere rilassata. Come l'acqua che è calma e ci sono una lieve brezza, la sposta con piccole increspature, il guerriero deve essere pronto a percepire tutto quello che sta avvenendo intorno, perché se l'acqua viene disturbata si muove al minimo disturbo di una causa esterna, cioè reagisce di conseguenza adattandosi. Il guerriero deve avere la stessa peculiarità nella mente, quindi la mente deve essere come quest'acqua che si increspa, calma, ma che sappia adattarsi al momento necessario, quindi in grado di percepire qualsiasi alterazione che provenga dall'esterno. Ogni situazione va affrontata con la calma interiore senza perdere di vista l'obiettivo prefissato, ok? Quindi bisogna essere calmi, sì, ma attenti a non perdere il focus. Nel combattimento, così nella vita, per Musashi sono molto importanti la corretta postura, lo sguardo che si ha, i diversi modi di attaccare e di sapersi difendere, ovvero tutte quelle situazioni che in realtà non sono tecniche, ma sono apprese mediante la pratica effettiva, ok? Quindi non è una tecnica che va memorizzata, sono atteggiamenti, sono, ok? Quindi sono le basi che poi devono essere incorporate fino al non pensiero, in modo che vengano da sole. Infatti dice non è sufficiente leggere attentamente questo libro per penetrare nell'essenza stessa dell'Eio. E afferma e conferma che dice non cercate di imitare quanto è scritto in questo libro o quanto magari vedete nell'insegnante. Ci sono cose che si scoprono direttamente dentro di noi con l'esercizio continuo e la continua pratica senza sosta. Quindi con uno studio rigoroso, uno studio molto approfondito. Perché dice si scoprono dentro di noi? Perché tante persone pensano che le tecniche di arti marziali, una volta apprese, siano nostre, no? Le tecniche non sono nostre, sono a disposizione delle persone per fare in modo che in quelle persone poi si riscopra un qualcosa dentro.
Cioè noi dobbiamo utilizzare le tecniche paradossalmente per dimenticare le tecniche. Questo che significa? Era la vecchia frase che diceva Bruce Lee, imparare le tecniche per poi dimenticarle, perché in realtà noi dobbiamo comprendere l'essenza delle arti marziali dentro di noi, non tramite l'insegnamento di chi ce le insegna. Chi ce le insegna in realtà è una guida che ci sta istruendo, perché è venuta prima di noi, sul percorso, quindi ci dà le basi, ci dà le strutture, ci dà, diciamo, tutto quello che serve per poter camminare. Però la consapevolezza la scopriamo dentro di noi. Io quando ho capito le arti marziali, in realtà, l'ho capito quando avevo praticamente smesso di ricordarmi quello che diceva il maestro. È paradossale, perché finché tentavo di ricordare quello che mi diceva il mio maestro Sifu, Joel, perché io praticavo Wing Chun, in realtà non riuscivo a fare quel salto che era necessario. Quando mi sono staccato dall'insegnante, ho cominciato a lavorare su di me, su da solo poi, ovviamente, perché poi ti devi correggere da solo, ho compreso che la consapevolezza non stava nel conoscere le sezioni, le tecniche, i colpi, i movimenti di spada, i colpi dei bastoni, perché io facevo harness, i movimenti del coltello, ricordarsi tutti i trapping, per quanto riguarda l'harness, no? Io poi ho fatto il mio sistema addirittura. Non era quello, perché poi te le dimentichi. Ma questo valeva anche per il ballo. Io mi ricordo un aneddoto di quando andai a fare un seminario di ballo. L'insegnante ci disse: oggi non cercate di ricordare a memoria la figura che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una figura tutta ricostruita, ovviamente, per farci fare i movimenti. Dice: portatevi a casa, ovviamente, quello che è più importante, gli impulsi e i comandi da dare, perché sono quelle cose che vi rimarranno dentro. Quelle consapevolezze, in realtà, noi poi, avendole studiate, le capiamo con la pratica. E questo è molto interessante, anche perché, ad esempio, un altro esempio, ho fatto un seminario quest'estate di Bakua dal mio amico carissimo Angelo, che mi ha invitato. Il maestro ci aveva fatto fare ovviamente il cambio singolo e il cambio doppio, no? Che è una tecnica iniziale di base, diciamo. Però ci disse: quando andate a casa oggi è capace che ve la dimenticate, perché non vi ricordate a memoria tutto quello che devi fare in risposta a quello che ti viene fatto, ma cercate di ricordare l'importanza dei passi. Ah, bene. Questa cosa mi è servita perché, ad esempio, l'altro giorno stavo cadendo, che avevo preso un inciampato su uno scalino. Io in realtà sono riuscito, tramite il corretto concetto che mi aveva spiegato quel giorno sui passi, perché poi li ho praticati, quindi ho praticato più che altro come la consapevolezza di quel concetto di come mettere le gambe, ecco, in realtà mi è servito a avere maggior controllo di me. Quindi, quando dice non possono essere appresi dal libro, perché dobbiamo scoprirle dentro di noi. Scoprirle dentro di noi vuol dire fare la pratica e avere la consapevolezza. Cioè io vado dal maestro, imparo un pugno, poi continuo a tirare quel pugno o quel colpo di spada, fino a che, quando tiro quel colpo di spada, comprendo che cos'è quel colpo di spada. Era la stessa frase che diceva Bruce Lee all'epoca, sempre per citarlo: quando ho iniziato pensavo che un pugno fosse solamente un pugno. Durante il percorso avevo capito che un pugno era soltanto un pugno e un calcio era soltanto un calcio. Alla fine ho capito una cosa essenziale: un pugno non è nient'altro che un pugno e il calcio non è nient'altro che un calcio. Però ne hai la consapevolezza, non hai la stessa visione di quando lo stai studiando in modo tecnico. Questa è la base dell'EIO, ovvero apprendere le regole ma poi dimenticarle, che non significa scordarle, non me le ricordo più, significa averle incamerate e la mente ormai è vuota, agisce da sola a sensazione. Ok, che è la cosa basilare, quella non te la toglie nessuno. Poi Musashi, andando avanti, parla di una cosa molto importante: l'atteggiamento nell'Eio. Questa parte del capitolo, che si chiama Eio Kokoromochi no Koto, parla dell'atteggiamento che va tenuto, che è una cosa importantissima. Ricordo una frase molto bella di un film, se avete visto l'ultimo, diciamo, Karate Kid, quello con il figlio di Will Smith, con Jackie Chan, quando dice atteggiamento, dice: in realtà è una cosa molto importante. L'atteggiamento che si deve tenere nell'Eio deve essere lo stesso che si tiene nella vita quotidiana, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Non bisogna mai modificare questa peculiarità. E siate sempre attenti a percepire la realtà da un punto di vista elevato, affrontando ogni situazione senza tensione, senza rabbia, restando comunque concentrati, chiari con la mente, senza farsi pervadere dalle emozioni. Soprattutto, questo è molto importante, rimanendo calmi e concentrati. Questo si apprende praticamente con l'esperienza, si apprende, ragazzi, non te lo insegna nessuno. È come una situazione quando spesso vi capita di litigare con qualcuno e uno si agita, no? In realtà bisogna cercare di capire come in quel momento far finta
che quello che ci stanno dicendo non risuona nella mente, cioè far finta anche magari di essere arrabbiati ma mantenendo la calma dentro. Questo me lo disse il mio maestro, cioè una volta lo vidi discutere con una persona che aveva palesemente torto e vidi il mio maestro alzare la voce. Io dico, iniziai, dico, oddio, sapete quando vi prende un pochino il tremolio, il battito, invece perché ho pensato sta a litigare realmente. Quando si è girato, dopo che quello se n'era andato arrabbiato, il maestro mio lo vidi ridere. Mi ha fatto, ma scusa, non eri nervoso? Gli ho detto che ti sei ovviamente agitato. No, no, dice, ho fatto l'attore, ho fatto finta. Questo è molto importante. Questo significa mantenere un atteggiamento calmo anche in una situazione di pericolo. Ecco, questo è una cosa molto importante. A me ha salvato la vita, ragazzi. Ad esempio, io sono riuscito a mantenere la calma in una situazione in cui mi sono schiantato a 160 km orari, preso da un colpo di sonno sul raccordo anulare di Roma, e mi sono addormentato, ragazzi. Il momento dell'impatto io ho visto la macchina entrare, il camion entrare dentro la macchina, io ho avuto la prontezza dei riflessi, la freddezza di percepire quello che stava accadendo, ma mantenendo la calma, cercando di agire in quel momento per la sopravvivenza, ovviamente, e sono riuscito a uscirne illeso. Quindi, come vedete, questa era una peculiarità che non era pensata. Questa cosa non si può raggiungere col fatto che devo pensare di rimanere calmo, ma la calma è calma, è soltanto dovuta dall'esperienza. La mente deve essere sempre centrata, è quello che vi permette di andare fino in fondo e mai fluttuare, cioè non deve essere che è rilassata ma distratta. Fluttuare in senso che non è centrata nell'obiettivo, cioè rilassata ma centrata, lo spirito saldo. E non bisogna mai lasciarsi andare, neppure un attimo. Se io mi fossi lasciato andare in quell'esperienza molto forte che ho avuto, non dico brutta, perché brutta è un giudizio, forte dico, esperienza molto alta, alta frequenza, se io mi fossi lasciato andare e non avessi tenuto, mantenuto lo spirito saldo, non ce l'avrei fatta. E ringrazio ovviamente le arti marziali che mi hanno permesso ovviamente di sopravvivere ad una situazione che era veramente una situazione dove la morte la vedi in faccia. E quello ti permette di avere ancora più consapevolezza, perché una situazione simile non mi ha fatto altro che dare un'esperienza che voi nemmeno immaginate, ragazzi, molto 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 di più di quella che già avessi. E questa è una cosa che, oddio, non è che bello dirlo, auguro a tutti di provare, però serve, ragazzi, se volete migliorare, devo dire che a me è servita. Poi magari chi la fa piano piano, però un'esperienza così forte ti dà tantissima esperienza, ti dà un bagaglio che nelle prossime reazioni vengono istantanee. Infatti quando mi è successo di trovarmi ovviamente in situazioni minori, sempre magari guidando la macchina o che sai che c'è un pericolo, mantieni lo spirito saldo subito, quella frequenza si attiva ancora prima. Questo me ne parlava il maestro tanto tempo fa. Quindi, come vedete, pur non all'epoca studiando Musashi, perché non lo leggevo, il mio maestro mi dava involontariamente gli stessi insegnamenti, ma perché questi insegnamenti sono molto più antichi. Musashi li ha presi con la pratica, li ha presi con il percorso che aveva fatto. Infatti lui dice esercitatevi continuamente. Ma tutti i maestri che hanno consapevolezza vera delle arti marziali parlano in questo modo, ok? Quindi quando si parla solo di tecniche, in realtà sono come quelli che Musashi criticava, che erano i venditori di tecniche. Ed oltre a questo, Musashi dice che la mente deve essere sempre libera, elastica, lucida e aperta. Quindi una mente che non ha pensieri, cioè dove i pensieri non si fermano a interrompere il flusso dell'azione. Ad esempio, anche quando riposiamo, dice di stare allerta. Questo è molto bello, perché si comincia a parlare della parte spirituale che subentra, ok? A dare quello sprint in più che la mente magari non può arrivare ad avere. Quindi corpo e spirito si vanno ad unire. Io dormivo e quindi posso constatarlo e confermarlo. Quando vi muovete, oltretutto la mente deve rimanere distaccata, deve essere fredda e non deve essere soffocata dal corpo, e soprattutto il corpo non deve essere soffocato dalla mente. Quando la mente soffoca il corpo è quando, come dicevo io, ci sono troppi pensieri. Quando il corpo soffoca la mente è perché in realtà la mente, ovvero la non mente, non c'è, perché magari è piena di pensieri, quindi il corpo pesa, perché il corpo è più pesante. Infatti si dice sempre la mente muove il corpo è mosso dalla mente, ok? In questo caso dalla non mente. Se la mente è una mente pesante, il corpo sarà altrettanto ancora più pesante, perché già il corpo da solo pesa. Aggiungendo una mente pesante, cioè una mente che soffoca il corpo, si arriva a quello che è la morte, ovvero la rigidità. E infatti Musashi dice affidatevi allo spirito e non alla materia. Quindi, come vedete, non c'è una questione di tecniche, è una questione di spiritualità, di materialismo. Bisogna affidarsi allo spirito, alla percezione, a tutto quello che sono le sensazioni
che sono ovviamente alla base delle arti marziali vere. Non bisogna farsi distrarre da avvenimenti inutili o da questioni esterne che in realtà non ci servono a niente. Quindi comunque noi dobbiamo rimanere sempre centrati nel nostro, dentro di noi, il nostro percorso. E questo mi diceva anche il maestro, rimanere dentro di noi, non andare a pensare quello che sta facendo l'avversario, i movimenti che sta facendo per sbalordirci, per impressionarci. Quelli sono movimenti inutili, sono situazioni inutili o cause esterne. Noi dobbiamo rimanere centrati e chiari e vuoti, perché il nemico non deve essere in grado di percepire il nostro spirito. Siamo noi che dobbiamo percepire quello del nostro nemico. Quindi questo ci permette di percepire le intenzioni del nemico, quindi qui siamo già a un livello di intenzione, ok? Di capire ancora prima che il passo venga fatto, che la mossa venga fatta, noi già capiamo e intuiamo l'intenzione, quindi percepisci quello che non riesci a vedere con l'occhio. Poi sul piano fisico, infatti, dice: gli uomini alti devono sapere come si muovono quelli bassi e quelli bassi devono sapere come si muovono quelli alti, ma nessuno dei due deve fare in modo che il corpo sia un intralcio per i suoi movimenti, per quello che sta facendo. Quindi e bisogna puntare a raggiungere quell'unità tra mente e corpo che ci permette di essere liberi. E inoltre, anche quando si osserva, sempre fa parte dell'atteggiamento, la mente deve essere sgombra e senza pregiudizi. Ecco il discorso che dicevo prima: una situazione negativa, una situazione positiva, dobbiamo osservarle per quelle che sono esperienze. Magari un'esperienza molto forte può essere considerata un'esperienza negativa. Un'esperienza bella, magari, che già è bella, un giudizio che noi reputiamo bella perché magari non è qualcosa di forte, la giudichiamo positiva. Ma in realtà sono due esperienze, ok? Una magari ci ha portato a un'elevazione, un'altra ci ha portato a un altro insegnamento. Quindi la mente deve saper osservare ma non avere il pregiudizio, anche in quello che vediamo negli altri. Lo spirito va temperato, va allargato il campo della conoscenza. Riconoscere sì le ingiustizie dalle giustizie di questo mondo, perché ovviamente non è che noi siamo sgombri e non capiamo la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Quindi quando c'è il disequilibrio, lui per giusto e ingiusto può intendere anche il disequilibrio che c'è, quindi questo va inteso, perché noi dobbiamo, essendo equilibrati, dobbiamo riconoscere il disequilibrio. Tant'è vero che noi tante volte perdiamo il nostro equilibrio appositamente per ritrovarlo, perché l'equilibrio va ritrovato, però dobbiamo essere capaci di capire il disequilibrio dell'equilibrio. Quindi lui, quando parla anche delle ingiustizie e delle giustizie, va inteso anche in questo modo, e anche per le ingiustizie e le giustizie di questo mondo. Se una cosa è vera, quindi dice sempre cercate la verità, è vera, è quella, e non ci sarà niente che mi farà cambiare idea. E dice infatti di riconoscere ovviamente i lati negativi e positivi delle cose. Prima ho detto che lati negativi e positivi magari sì, l'ho citato, ho detto dovete prenderli come delle esperienze, però consapevoli che sono magari energie positive e energie negative. La positività e la negatività in realtà fanno parte di questo mondo, ragazzi, perché già la prima forza universale, che è l'elettromagnetismo, oltre a quella, una delle prime forze universali, si basa proprio sul campo negativo e il campo positivo. L'energia stessa, polo magnetico negativo, polo magnetico positivo. Negativo non vuol dire cattivo, positivo non vuol dire buono. È un polo positivo e un polo negativo, ok? Ciò che è negativo è tutto quello che magari può portare a un qualche cosa che ha un campo opposto di come lo vediamo, no? A volte se quello negativo, che non, magari non è il nostro percorso, ci indirizza in realtà al polo positivo, quindi in realtà il negativo serve. Quindi quando dice riconoscere il negativo dal positivo, anche in questo senso va inteso. Cioè io faccio un'esperienza negativa per fare in modo di essere direzionato a quella positiva. Io ho fatto un'esperienza negativa che mi ha fatto da lezione, quindi più esperienze negative faccio e ne ho la consapevolezza, più il lato positivo aumenta. Quindi come vedete è una bilancia che sale insieme, aumenta la negatività e aumenta di conseguenza la positività, quindi tutto ciò che è negativo mi fa crescere, tutto ciò che è positivo cresce di conseguenza, ok? Quando faccio troppo positivo incontrerò un eccesso poi di negativo che mi permetterà comunque, se ne ho la consapevolezza, di far crescere entrambi. Quindi come vedete sono esperienze, sono, però bisogna averne la consapevolezza che esistono comunque, non è che non esiste il negativo e il positivo. Sono esperienze forti, chiamate negative e positive, proprio in questo caso. Ecco, vanno intese in questo modo. Il mio maestro tante volte lo diceva, quando ti arriva un pugno, prendilo, è buono, dice ringrazia che ti è arrivato quel pugno, perché devi imparare qualcosa. Questo è un altro insegnamento che io vi do. Quando fate un errore, oppure venite colpiti, non siate arrabbiati, cioè, oddio, mi hanno colpito, oppure magari uno tante volte si dice, no, ma rosico perché mi hanno colpito. No, meglio, più mi colpisci, più sono contento, devo capire dove sto sbagliando. In questo modo non ci faremo ingannare dall'esterno. E inoltre dice Musashi di avere dimestichezza in tutti i mestieri, in tutte le arti, imparare proprio a farle, perché permettono, come dicevo, di
a crescere la propria via, e questa è la saggezza dell'Eio. Poi Musashi parla del portamento degli scontri, la posizione, come va portato, come bisogna essere in uno scontro, quindi andiamo effettivamente ad analizzare come lui, l'atteggiamento che aveva proprio davanti poi di fronte al duello, perché prima parla dell'atteggiamento che deve essere simile a quello della vita, no? Come dobbiamo generalmente essere, e poi adesso si concentra sullo scontro diretto, proprio sul duello, ovvero Eio no Minari no Koto, il puntamento che sia negli scontri proprio applicato secondo l'esperienza diretta di Musashi. Un combattimento, dice, non sollevare né abbassare il capo né tenerlo inclinato, questo è molto importante, dovete mantenere il capo eretto e sentire una sensazione di vigore che scende dalle spalle fino a tutto il corpo. E questa sensazione deve essere una sensazione che si espande sempre di più. Quindi in realtà noi iniziamo a costruire la nostra forza proprio internamente, no? Quindi già magari disallineare il capo, stare così, tenere un atteggiamento che è chiamato morto, diciamo, perché non è vivo, non è una cosa buona. Specie in un duello dove bisogna essere vigili e agire al momento giusto, al tempismo giusto. L'unica cosa che ci permette di agire al tempismo giusto è un corretto portamento. Dice di non vagare con lo sguardo, aggrottare la fronte, oppure magari muovere gli occhi o sbattere le palpebre, perché sono tutti atteggiamenti di pensiero. Dice di tenerli socchiusi, poco più del solito, ma comunque in una situazione che sono fissi, vuoti, no? Concentrati, perché la mente poi si collega direttamente allo sguardo. Il fatto di aggrottare la fronte, muovere gli occhi, sbattere le palpebre, sono tutti atteggiamenti e movimenti involontari che facciamo collegati ovviamente col pensiero di quello che abbiamo davanti. Quindi vuol dire che se magari noi sbattiamo le palpebre, questo me lo diceva tante volte mio maestro, di allenare le palpebre a stare fisse, a non sbatterle, perché quello significa paura, quindi non abbiamo un buon rapporto con il nostro senso che è la vista. La vista è uno dei sensi importanti, infatti mi faceva allenare il mio sifo con vista, udito e tatto, in modo che la mente non si collegasse a questi tre sensi, cioè che vuol dire? Si distaccasse, non è che non è collegata, cioè si distacca nel senso che non pensa, se vengo colpito non sento il dolore, quando vedo qualche cosa lo sguardo rimane comunque rilassato, ok? Quindi non va a chiudersi, non si arrabbia, perché aggrottare la fronte vuol dire essere arrabbiati, no? Quindi avere le sensazioni e manifestare un sentimento di rabbia nei confronti di quello che sta succedendo, quindi il pensiero, l'udito, no? Tante volte saltiamo, stringiamo gli occhi perché un colpo forte, magari un rumore forte ci fa sbattere le palpebre, l'udito lo sentiamo il rumore, no? Ma non deve risuonare nella nostra mente come qualche cosa che è fastidioso, ok? Questo si raggiunge come? Con la pratica, ragazzi, con la pratica, perché è allenamento dei sensi. Questo ci porta ad avere un'espressione composta, con il viso allineato, la nuca, tutta la nostra colonna, e non siamo interferiti dai pensieri. Spalle tenute abbassate, non in tensione così, magari perché siamo rigidi, anche qui siamo in una situazione di chiusura, no? Spalle abbassate, rilassate, ok, pronti, ok? Sedere in dentro, quindi che vuol dire? L'allineamento del coccige, quindi la colonna, il coccige fa questo movimento, quindi c'è un allenamento dalla parte del kundalini, la colonna si allinea in modo da liberare le anche, che siano pronte e scattanti nel momento opportuno. Le anche devono essere libere, spalle basse e anche natiche all'interno, che non è la coxo femorale, attenzione, è un movimento un po' più particolare, poi lo farò spiegherò in un video, permette alla colonna di essere distaccata, quindi come quando si fa il palo nel Qigong, siamo liberi con le spalle, quindi fluidi, la sensazione di vigore si sente in tutto il corpo e ovviamente le gambe sono libere e potenti e scattanti. Ginocchia ovviamente piegate avanti, ma in modo che il nostro peso non pesi sulle anche, perché se noi andiamo a bloccare le anche in realtà non ci muoviamo più. Perché una cosa importante nelle arti marziali è proprio le gambe, la cosa fondamentale che tutti quanti in realtà tralasciano o paradossalmente insegnano sempre all'ultimo. Perché quando andate a fare un corso di qualsiasi tipo di arte marziale, le basi si inizia sempre con le mani, con i pugni, quindi insegnando le leve, eccetera, eccetera. Ma io vedo sempre, spesso, come se il corpo venisse sezionato, dove la parte sopra si muove e la parte sotto è paradossalmente ferma. Perché vi dico questo? Perché era il problema che avevo io. Quando ovviamente uno poi le apprende in modo sbagliato. Quando mi fu detto, guarda, anche io ho iniziato sempre dalla parte sopra, però poi mi diceva il maestro, le gambe sono importanti,
le gambe sono importanti, le gambe sono il fondamento. Io non te le facevo fare all'inizio proprio appositamente perché magari uno capiva troppo. In realtà io quando ho iniziato a ballare, ragazzi, vi racconto questa, stranamente ho cominciato a dire, ma perché adesso mi riesce a fare tutti i movimenti? Cioè, ebbi un barlume, l'avevo scoperto dentro di me, ragazzi, come lo dice Musashi, scopritelo dentro di voi, le consapevolezze. Ma non è perché io ho fatto più lezioni, avevo capito, ah, bene, finalmente ho capito le gambe. Il maestro me lo diceva, ma io non capivo perché mi focalizzavo sopra. Quando ballando, facendo un'altra cosa, quindi percorrendo un altro mestiere, un'altra arte, ho iniziato a muovere le gambe, perché il ballo pretendeva che muovessi le gambe principalmente, se no non riuscivi a stare al tempo di musica. Quando ho iniziato a sentire quella forza interna espandersi e nascere, che era quella che cercavo, perché la sentivo, la percepivo nel mio maestro, dico, com'è possibile che non ho più fatto lezione e sta forza me la ritrovo? Allora ho capito che l'altro percorso mi aveva dato quello che effettivamente mi mancava. Quindi, ginocchia piegate, in modo che il peso del corpo non pesi sulle gambe, e anche liberate dalla inversione delle natiche, quindi bacino e sedere in dentro, non all'infuori, perché altrimenti si schiacciano le vertebre. Abbiamo fatto addirittura un errore pensando che tempo fa ho detto voglio vedere se genero più forza. Sì, si genera molta forza, ma si schiacciano le vertebre. Spalle rilassate, rette, nuca centrata, e siamo pronti all'impostazione per il nostro duello, che sia a mano o con la spada, ragazzi, perché io voglio parlare a tutti gli artisti marziali. L'addome, che è la parte poi fondamentale, che diciamo viene chiamato il dantien nelle arti marziali cinesi, è una parte importante perché va compressa e retratta, no? Quindi dobbiamo stare sempre con l'addome mezzo compresso, nel senso, perché da lì parte e viene generata l'energia, è una sensazione quasi di stringere, di comprimere l'addome. E lui ovviamente si aiutava con una vecchia regola che consisteva nel premere col fodero del wakizashi tramite la cintura, ovvero l'obi, che sarebbe la cintura del keigogi, veniva stretta forte affinché il fodero del wakizashi premesse sull'addome, affinché l'addome rimanesse contratto. Quindi diciamo loro si aiutavano con questo metodo, però in realtà se non abbiamo ovviamente a disposizione questa cosa, manteniamo l'addome contratto e le natiche inverse. Questo è il portamento che va tenuto. E questo portamento che va tenuto deve essere lo stesso portamento che voi utilizzate nella vita reale, ok? Quindi nella vita di tutti i giorni. Così come nella vita di tutti i giorni dovete mantenere questo atteggiamento, affrontarla come se stesse affrontando un duello. Questo che significa? È un lavoro che si fa a livello biomeccanico. Lui dice infatti di non contravvenire mai a questa regola, perché questo lavoro, se fatto tutti i giorni, se impostato questo atteggiamento, quindi allenandosi proprio a livello pratico a mantenere una certa postura anche quando stiamo gesticolando, ci sediamo per prendere un caffè, oppure facciamo altre attività, quale se siano, che sia lavorare, che sia qualsiasi cosa, dobbiamo mantenere queste posture proprio a livello biomeccanico che si sviluppano facendole. Quindi uno già lo sa, le spalle rilassate, devo cercare sempre di non mantenere tensione. Questo lo permette ovviamente una mente sgombra, quindi all'elemento mentale, all'elemento fisico. Come vedete non so tecniche, ragazzi, sono allenamenti che vanno mantenuti. Gli animali hanno questo, ragazzi, questi sono concetti che hanno, principi più che altro, concetti, principi che hanno gli animali inconsapevolmente, che lo fanno, quindi basta osservare anche loro. E questo permette ovviamente di essere veramente rilassati, forti e scattanti al qualsiasi momento, ok? Mi ricordo che tante volte io usavo... Quando pratico, insomma, arti marziali, mi viene sempre da fare dei movimenti così, no? Mi metto a fare movimenti, vedo una cosa, faccio un movimento. Che vuol dire? Che mi dico, ma che stai facendo? Oppure quando mi stiro, no? In realtà è come se io in quel momento sto facendo arti marziali, anche se sto facendo un altro movimento. Anche ad esempio quando lavoro, ad esempio mi trovo, non so, tanto, ad esempio in pizzeria, faccio dei movimenti. Ieri, ad esempio, stavano cadendo dei cartoni, ho fatto un movimento d'arti marziali, no? Quindi ho ottenuto una postura. Questo, vedete, quando viene incorporata all'interno, uno non ci pensa nemmeno, ti viene naturale farlo, no? Se io avessi pensato di no, devo mantenere questo, no, si tratta di una sensazione, quindi io già mantengo. Io ricordo che facevo un allenamento apposito, che il mio maestro me lo diceva, che facevo il lavoro biomeccanico, cercavo di appositamente allenarmi, ad esempio nella metro cercavo di non aggrapparmi ma mantenere il corpo, sentendo il mio corpo che si doveva adattare agli spostamenti esterni. E mi trovavo in situazioni in cui, che ne so, sto facendo un lavoro che devo prendere, raccogliere qualcosa, i pesi, cercavo di farlo come se stessi facendo una cosa di arti marziali, ad esempio dallo stesso spazzare, dallo stesso
gesticolare con gli strumenti, che sono magari strumenti di lavoro, può essere una scopa, può essere un qualsiasi cosa, io la utilizzo in modi arti marziali. Questo significa avere l'atteggiamento marziale nella vita, e la vita va affrontata con l'atteggiamento marziale, quindi queste posture, che poi diventano posture corporee effettive, proprio a livello biomeccanico parlo, ragazzi, le incorporiamo e ci rende più forti e più longevi degli altri. Ecco perché chi fa arti marziali di solito tende a stancarsi di meno, perché comunque se le fai fatte in modo corretto mantieni veramente una vitalità maggiore. Noi facciamo arti marziali per vivere più a lungo, non facciamo arti marziali che dobbiamo andare a combattere. Quindi per questo si dice l'arte marziale è un vero e proprio stile di vita, perché va associato in questo modo. Poi andiamo a parlare dello sguardo, che come dicevo la vista è una cosa molto importante, e Musashi focalizza un passo di questo libro, di prima parte del libro di Mizu, che ho diviso io in prima parte, ma in questo passo del libro di Mizu, dell'importanza dello sguardo, ovvero Heyo no Metsuke to Yukoto. In combattimento gli occhi vanno tenuti bene aperti. Lui dice sì, dice di leggermente più socchiusi del solito, ma bene aperti. Bene aperti non significa che devo stare spalancato con gli occhi così, ma devo stare con gli occhi fissi, bene aperti, concentrati. Concentrato non significa da ben aperto che devo guardare una cosa fissa così, no, come se fossi incantato, ma osservare oltre la materia, quindi cercare di tenerli aperti per percepire quello che sta avvenendo. Quando vedete due animali che lottano, vi faccio un esempio, ad esempio due cani, no? Che magari tante volte si mordono, si azzannano, se voi fate caso, due gatti, se voi fate caso, quando stanno con la mano, con la bocca azzannando, stanno, nel momento in cui stanno di stallo, no? Che nessuno dei due si muove, se guardate gli occhi, sono aperti così e fanno così, sono fissi, sono. Questo sguardo praticamente è lo stesso sguardo che va mantenuto quando facciamo arti marziali. Perché, o quando facevo ad esempio l'esercizio del CISA per quanto riguarda il Wing Chun, esercizi di sensibilità, io mantengo lo sguardo in questo modo. Sembra che in realtà sto guardando, ma in realtà io sto guardando oltre, perché sto in una fase di percezione. Quindi in realtà ho la facoltà di sentire meglio quello che sta accadendo dentro di me e anche dentro l'avversario, tramite me, perché io non posso sentire la persona che sta davanti a me. Anzi, è sbagliato cercare di sentire la persona. Tante volte si dice no, è un esercizio di sensibilità, bisogna sentire quello che fa l'altro. No, va percepito al contrario questo concetto. Noi dobbiamo sentire l'altro attraverso noi, quello che stiamo facendo. Le nostre mani sono come dei sensori che percepiscono tutto quello che sta accadendo esternamente, ma per fare questo occorre che la mente riesca a percepire quello che non si vede con l'occhio. Quindi tante volte noi dobbiamo percepire l'intenzione, no? Come faccio a percepire l'intenzione? Se io percepisco, vedo il movimento, è già tardi, perché in realtà il movimento è la conseguenza di quello che è nella mente. Noi dobbiamo stoppare, arrivare prima ancora che quel movimento parta, e dobbiamo essere in grado di percepire l'intenzione. Questo si fa con la pratica, ovviamente ci vuole un buon insegnante che lo abbia assimilato, e comunque non si può insegnare, perché non è una tecnica insegnare la percezione. Occorre che uno capisce che chi fa solo tecniche, le tecniche sono dopo, ovvero le tecniche sono una conseguenza di un'azione che è già partita dalla mente. Quindi noi dobbiamo essere in grado di percepire, e poi ovviamente nel libro del fuoco vi spiegherò di cosa parla Musashi. Quindi percepite questa cosa, e già lo sguardo in un certo modo, ma non fisso a guardare il movimento, quindi quando si dice non guardare le mani ma percepisci quello che sta succedendo, lo sguardo deve essere fisso, ben aperti gli occhi, quindi non sono occhi aperti che poi tendono a chiudersi, ma occhi aperti, fissi, concentrati, sguardo rilassato, in modo che io ti guardo ma in realtà non ti guardo. Si dice vedo ma non vedo, e Musashi dice che nell'eyo dobbiamo riuscire a vedere le cose distanti come se fossero vicine e le cose vicine come fossero distanti, cioè va compresa la situazione da lontano già attraverso il divenire delle cose che sono vicine. Quindi che vuol dire? Un colpo di spada, faccio un esempio pratico, un colpo di spada che sta arrivando è vicino ma è partito da un qualcosa di lontano, che in questo caso è la mente. Io devo essere in grado di vedere, cioè di capire quello che sta accadendo davanti a me e riuscire a vedere quello che è lontano. Quindi io attraverso i movimenti di spada percepisco le intenzioni dell'avversario. Questa è una cosa molto molto difficile, ragazzi, occorre costante pratica. Infatti Musashi dice che il primo obiettivo dell'eyo è quello di valutare l'esatta abilità del nemico senza farsi distrarre
da avvenimenti esterni o anche dalle sue manifestazioni, che possono essere movimenti che fa per spaventarci, no? Spettacolari, a volte vediamo movimenti spettacolari, ma noi dobbiamo capire la reale abilità del nemico senza farci spaventare da quello che lui sta facendo, perché a volte uno cerca di mascherare la propria abilità attraverso, diciamo, una sorta di gioco dei prestigio, no? Quindi, diciamo, chiamiamo i maghi illusionisti, no? Che fanno vedere tante cose, però in realtà io devo capire la vera abilità qual è. E anche nella spada ci sono i maghi illusionisti, fanno vedere tante cose, ma poi effettivamente che cosa è, qual è la vera abilità del nemico? Se il nemico ha una grande abilità, si riesce a percepire, e non si vede ovviamente nelle manifestazioni che lui tende a farci vedere. A volte magari è anche bravo, quindi facendole vedere, creando un inganno, però noi, mantenendo la calma, se riusciamo a percepire la vera abilità, quindi se capiamo che lui ha una vera abilità e sta usando un trucco, lo percepiamo comunque, perché ripeto, l'intenzione è da dove parte tutto, e se siamo capaci di percepire l'intenzione, nessuno ti può ingannare. Inoltre bisogna saper vedere da entrambi i lati degli occhi, che è una cosa molto difficile. Questo me lo diceva un'altra volta anche il maestro, prima ancora che leggessi questo libro. Tante volte quando guardiamo io devo riuscire a vedere anche al lato, cioè io percepire in questo momento, riesco a vedere, se mi concentro, cosa sta succedendo al lato. Adesso lì ho una macchina e lì percepisco dei movimenti, ok? Quindi questo è un allenamento che si può fare anche da soli, no? Imparando a tenere lo sguardo fisso, aperto, e cercando di percepire i piccoli movimenti che avvengono intorno a noi. Quindi in questo modo noi allarghiamo la sensazione, cioè alleniamo in realtà la sensazione, non alleniamo la vista, perché devo vedere quello che sta succedendo. Se vedo un movimento, tante volte quando succede, anche la cosa più difficile è percepirlo da dietro, in quel caso dovete sviluppare una frequenza molto alta, tante volte si percepisce quello che sta succedendo da dietro. Ad esempio io riesco praticamente a percepire che qui a fianco a me ho la spada, riesco addirittura a vedere, quindi sento che qui c'è l'arma, ok? Come qui ho un altro libro, cioè quindi è un allenamento che va fatto. E non è facile, ragazzi, perché tutt'oggi anch'io che un pochino lo faccio, cioè bisogna sempre allenarlo costantemente, mantenere lo sguardo aperto e vedere i movimenti che accadono, no? Io se vedo, ecco, sto vedendo un movimento lì, infatti sento che c'è qualcosa che si muove, quindi, e tante volte si crea anche l'inganno, perché se penso che di vedere qualcosa che si muove, magari non c'è. Ora io cerco di concentrarmi, ad esempio ho visto una persona passare, cerco di seguirla con la coda nell'occhio fino alla fine. Ok, cerco di mantenere attivo questa cosa. È molto difficile, però ho notato che una volta al mare, mantenendo lo sguardo in questo modo, riuscivo a vedere i granelli di sabbia che si spostavano. È tanto che in realtà anche non faccio questo esercizio, quindi occorre farlo e rifarlo spesso, perché bisogna mantenere questa cosa. Però inconsapevolmente, tante volte, ormai perché l'ho assimilato, forse la mente è vuota, quando vedo piccoli spostamenti, io me ne accorgo anche delle piccole cose. Ecco, questo permette una mente aperta e un occhio vispo di osservare anche al lato. Quindi in una situazione ovviamente poi di combattimento, noi dobbiamo capire quando di fronte a noi ci sono anche più avversari. Quindi questo è utile quando abbiamo più avversari, a saper guardare dalle parti entrambi degli occhi, ok? E questo ci permette in realtà di avere un vantaggio enorme. Infatti dice, non è facile imparare questa tecnica. Occorre molto esercizio, esercitarsi frequentemente. Un modo, ad esempio, per esercitarsi è fare in modo, sempre tramite magari un compagno di allenamento, io mi metto qui, lui si mette di lato, deve magari tirarmi dei colpi, io devo cercare di osservare, di vedere. Ecco, adesso ad esempio inconsapevolmente io qui ho visto muoversi, che c'è il cane che si muove, e l'ho percepito più che altro, ok? Però mi sono girato, infatti stavo muovendo, si stava. Perché riesco, ecco, mano a mano che mi concentro sempre di più, riesco a vedere sempre di più. Poi è normale che se ne va dietro è difficilissimo che lo vedo, però lo sento che c'è. Però già questo allenamento, questa impostazione visiva, permette di vedere ogni piccolo movimento che avviene. E quando si tratta di un combattimento è molto molto utile. Poi Musashi passa a una cosa molto importante, come impugnare correttamente il Tachi, ovvero la spada lunga. Tachi no mochiyo no koto, ovvero impugnare bene la spada lunga, perché spada lunga in questo caso è il Tachi, che loro viene chiamata così in Giappone. C'è un metodo corretto, perché non è che uno impugna la spada e pensa di saperla impugnare. La spada va stretta con leggerezza tra il pollice e l'indice. Va praticamente stretta con forza intermedia nel dito medio, che deve essere né teso né rilassato, mentre va stretta con vigore con il dito anulare e il dito mignolo, che sono le ultime due dita della mano. Questa è la corretta postura della spada per permettere un movimento saldo
ma allo stesso tempo flessibile, che si muova. La mano non deve essere fiacca, deve essere una mano vigorosa, una mano in movimento, una mano viva. Quando la spada va impugnata bisogna pensare solo a colpire l'avversario, e quando colpite l'avversario mantenete salda la stessa presa senza modificarla, evitando soprattutto di ritrarre la lama. Quando invece poi nel combattimento parate i fendenti dell'avversario, in quel caso modificate la presa tra il pollice e l'indice, ma leggermente, sempre mantenendo la consapevolezza però che lo scopo è colpire il nemico. E anche la presa durante l'estrazione, quando si estrae la spada, deve essere la stessa presa che serve a colpire direttamente il nemico. Non deve essere una presa dove la lama si estrae e basta, ma deve essere una lama che va estratta per colpire direttamente. L'impugnatura della spada per il combattimento è la stessa impugnatura che va usata quando stiamo soltanto provando una spada, quindi anche nella prova della spada noi manteniamo la stessa impugnatura, questo per permetterci di assimilare sempre di più, perché quando siamo consapevoli di come si impugna la spada, anche se la stiamo semplicemente provando, già sappiamo le mani come devono essere messe. Questo significa anche praticare quando lo stiamo combattendo. La mano deve essere sempre morbida, poiché la rigidità è tipico della mano morta, mentre la morbidezza è tipico della mano viva. La rigidità è morte, quindi praticamente bisogna cercare di eliminarla il prima possibile. Successivamente all'impugnatura si parla poi ovviamente dell'importanza dell'uso delle gambe, che avevo già accennato prima, e come vedete anche Musashi, prima di iniziare proprio a spiegare alcune peculiarità delle sue tecniche, spiega le gambe quanto sono importanti, perché sono la base di tutte le arti marziali. L'uso delle gambe a Shitsukai no Koto è un uso molto importante in qualsiasi disciplina marziale. Non esiste una disciplina marziale dove le gambe non sono importanti. Sono la base di tutto, perché comprendete le gambe e comprendete tutto il resto. Anzi, io vi accennerò una cosa, dirò ancora di più, che i movimenti partono dalle gambe, non partono dalla parte sopra. Quando ci si sposta dice di sollevare leggermente le dita dei piedi e poggiare saldamente i talloni a terra. Dato che i movimenti delle gambe sono costituiti da passi lunghi, passi corti, passi ampi, passi stretti, passi piccoli, passi rapidi o passi lenti, devono comunque mantenere un atteggiamento naturale. Non devono essere movimenti macchinosi. Cioè, niente deve essere forzato, niente deve essere artificioso, non bisogna fare in modo che sia un passo forzato, no? Un passo innaturale, perché quel passo innaturale comporterà a rompere tutto quanto uno schema di una struttura che è ben salda. Anche se facciamo un passo più ampio, diciamo il passo più lungo della gamba, dobbiamo comunque farlo con la naturalezza, ok? Questo ci permette ovviamente la mente vuota, che non pensa. E occorre ovviamente anche qui tanto esercizio. Infatti Musashi spiega che non ha molta simpatia per tre modi di incedere coi passi. Ovvero lui accenna del piede saltellante, il piede ondeggiante e il piede fisso. Cioè quando si fanno passi che in realtà non sono passi naturali di quando camminiamo, ma sono passi strutturati in modo meccanico, no? Quindi inventati, che non c'entrano niente, non sono passi che noi facciamo naturalmente, abitualmente, nonostante furono inseriti nelle varie discipline, ok, perché magari risultavano più espressivi per quella tipo di disciplina, no? Quindi erano tipici di quella cosa, però in realtà erano passi che magari non funzionavano, perché mi ricorda un pochino l'esempio, se avete visto il film del secondo film di Bruce Lee, l'ullo di Centro Rizza Occidente, quando Chuck Norris nel combattimento comincia a ballicchiare cercando di imitare in realtà un movimento di passo, anche se lui era riferito al fatto di non copiare quello che uno fa l'altro se non si ha la consapevolezza, però utilizzava un passo che in realtà poi per lui era innaturale, e alla fine finisce per perdere. Quindi così anche nella scherma, nel movimento, nel combattimento, le gambe devono seguire il loro flusso naturale, ok? Non è che, perché altrimenti sarebbe come chiedere a un ruscello di arrestare il suo corso e cambiare direzione. L'acqua quando scorre, scorre. Ecco perché si chiama il libro dell'acqua. Infatti nell'eyo è molto importante il piede yin e yang. Cioè il piede non si deve muovere da solo e andare per conto suo, ma le gambe si muovono in armonia tra di loro. Un passo è seguito dall'altro passo. Per cercare sempre ovviamente di mantenere un bilanciamento nella postura, ok? Quindi la struttura deve essere sempre bilanciata. Sia negli assalti, nelle parate e nell'indietreggiare bisogna fare in modo che il piede destro si muova assieme a quello sinistro, che non rimanga il piede perno che magari ci porta effettivamente a una rigidità fisica. Infatti dice che è sconsigliabile sforzarsi con un piede soltanto, o magari privilegiare un piede rispetto a quell'altro, così come non bisogna privilegiare una mano
anziché l'altra. Questo si raggiunge ovviamente con l'estremo esercizio, perché ad esempio come un giocatore, ad esempio, no, che gioca a pallone, io ho sempre l'esperienza di quando ero piccolo, io ero destro, ho voluto appositamente imparare a tirare anche col sinistro perché volevo raggiungere l'ambidestria. Ma così nelle arti marziali, come di solito io sono un destro, perché scrivo di destro, sono destrorso, nonostante la spada vada impugnata con la mano destra in avanti, perché è tipica cultura giapponese, poiché la spada veniva messa sul lato sinistro del corpo, perché c'era anche una motivazione per cui si camminava sulle strade, no? Per non scontrare le spade. Nonostante quindi questa caratteristica tipica della cultura ovviamente giapponese, che prevedeva questa etichetta, e quindi pugnatura col destro, la spada veniva messa in un certo lato e non nell'altro, è importante comunque impugnare la spada anche con l'altra mano, quindi anche col mancino, perché addirittura ci furono delle spade che furono costruite per all'epoca chi avesse l'impugnatura mancina. In realtà non si pugna per la spada col mancino perché era mal visto in realtà in Giappone, no? Tutto ciò che è sinistro è per una questione culturale, anche i mancini venivano mal visti, anche coloro che scrivevano. Addirittura il kegogi o il kimono viene indossato mettendo un lato sopra l'altro, no? Ad esempio nella questione dei funerali, quindi il mancino viene nascosto, no? C'è una motivazione per cui il lato privilegiato è quello destro, è una questione culturale. Però all'atto pratico, quando ci troviamo praticamente nel combattimento, dobbiamo saper non privilegiare una mano anziché l'altra, perché se paradossalmente una mano non ci funziona, abbiamo a disposizione l'altra. Se con l'altra siamo meno mati o con l'altra gamba siamo meno mati, avremo praticamente un grosso problema. E questo Musashi lo sapeva. Lo sapeva perché ne aveva approfittato anche di questo vantaggio, che era, diciamo, un vantaggio dovuto all'anticonformismo che aveva nel rompere gli schemi e nel mettere in difficoltà ovviamente coloro che lo affrontavano. Perché coloro che lo affrontavano focalizzavano tutto la loro consapevolezza sull'etichetta, mentre Musashi rompeva quello schema e disorientava ovviamente il nemico, anche dall'arrivare in ritardo eccetera eccetera. Però in questo caso lui non prevedeva che seguisse un'etichetta precisa, e questo lo ha reso, a mio avviso, uno degli spadaccini più grandi di tutto il Giappone, se non addirittura il primo. Però ce ne sono stati anche tanti altri, non voglio privilegiare nessuno, ma aveva acquisito una profonda consapevolezza. Dopo i passi, ovviamente Musashi si focalizza su un argomento molto importante, ovvero le cinque posizioni, Goho no Kamae no Koto, le cinque posture che sono le basi che lui insegnava praticamente alle matricole che andavano ad apprendere l'arte della spada da lui. Quindi sono posizioni in realtà molto semplici. Non crea delle posizioni articolate, particolari, tantissime posture, ce n'erano molto poche, anzi addirittura di quelle poche ne utilizzava quasi sempre una sola. Le cinque posture che sono Chundan, Jodan, Gendan, Miki no Waki e Hidari no Waki sono le posture con cui praticamente Musashi insegnava alla pratica praticamente dell'arte della spada, secondo il suo concetto, il suo metodo. Sono posture molto semplici. Le cinque posture che di base Musashi insegna nella sua scuola sono la Chundan, la Jodan, la Gendan, la Miki no Waki e la Hidari no Waki. La Chundan è la posizione centrale, la Jodan è la posizione dall'alto, la Gendan è la posizione bassa, la Miki no Waki la guardia destra e la Hidari no Waki la guardia sinistra. Anche se sono delle posture differenti tra loro, hanno in comune l'obiettivo di preparare sempre la persona, il praticante, per l'attacco all'avversario. Cioè, non servono soltanto per stare in postura, ma sono un preparativo per attaccare direttamente il nemico. Quindi qualunque sia la scelta della posizione che si intende mantenere, deve essere focalizzata con l'obiettivo dell'attaccare il nemico, non della posizione stessa. Non facciamo la posizione per rimanere in posizione, facciamo la posizione per prepararci ad un attacco. Quindi è un concetto diverso, che tante volte si confonde, dice sto in posizione perché è bella. No, devo stare in posizione perché devo attaccare, non perché devo fare la posizione. E qui ci sarebbe tanto da dire, perché mi è capitato di conoscere persone e dici no, ho imparato la posizione, anche nelle arti marziali, questa posizione, ok, da là che fai poi? Non sapevano che cosa dovevano fare, perché in realtà avevano imparato solo la posizione perché era bella, perché pensavano che in quella posizione fosse resistente, ma se la posizione non è studiata per non portare a far niente, è totalmente una posizione inutile, mentre la posizione deve essere fatta affinché il fine ultimo sia l'attaccare il nemico. E infatti poi deve essere la situazione esterna che ci deve portare a farci assumere la postura corretta e
che ci serve al momento opportuno. Quindi se in una situazione mi richiede di usare la Jodan, uso la Jodan, non è che devo per forza usare la Jundan, perché anche forzare la postura in che ci mettiamo, se in quel momento quel tipo di postura non ci serve, è inutile che io utilizzi una postura che non serve in un momento in cui ne servirebbe un'altra. Ecco, questo significa anche flessibilità. Per questo Musashi associa il primo, diciamo, questo secondo capitolo, parlavo della prima parte, questo secondo capitolo all'acqua. Il libro di Mizu spiega proprio questo, perché è la capacità del guerriero di adattarsi anche utilizzando una postura che non è fissa. Se ne studiavano 5, ma magari ci sono tante situazioni in cui io devo utilizzare un altro tipo di postura, anche se magari io preferisco quella centrale. In qualsiasi situazione ci sono delle situazioni in cui magari devo mettermi di fianco destro, no? Ad esempio la Mikino Waki, e mi serve quella. Se in una situazione in cui io magari devo usare la Mikino Waki, uso ad esempio la Gendan, cioè non c'è senso, soltanto perché magari prediligo quella. Quindi la nostra capacità di adattarci. Ora, le prime tre posture, la Jundan, la Jundan, la Gendan, sono quelle fisse e più rigide, ok? Quindi quelle più messe, diciamo, davanti al nostro avversario, quindi diciamo un po' posture ferme. Le ultime due, quelle del fianco destro e del fianco sinistro, vengono impegnate in situazioni un po' più elastiche, quindi sono posture più elastiche, magari vengono impegnate in cui abbiamo magari l'ostacolo dal lato opposto, ad esempio se siamo nel lato del fianco destro, la Mikino Waki viene utilizzata se abbiamo un ostacolo sul fianco sinistro, se qualcosa cade dall'alto in quella direzione, noi ci spostiamo. Quindi vengono utilizzate quando ci sono ostacoli sul fianco opposto o dal lato alto del fianco opposto in cui ci siamo messi in postura. Secondo la scuola sua, Musashi però concentra tutto quanto su una posizione. Come avevo detto, lui ne utilizza sempre una, quindi tende molto a scremare. La Jundan, la classica posizione centrale, che lui paragona a un condottiero seduto in campo, pronto, tra i suoi generali, e le altre quattro posizioni obbediscono e seguono il comandante supremo, ovvero seguono la prima. Questo perché dalla posizione Jundan si possono raggiungere tutte le altre posizioni. Quindi praticamente c'è questa correlazione tra posizione centrale, da dove nascono poi gli altri movimenti, le altre posture. Quindi come vedete basta impararne una per poi apprendere le altre e focalizzarsi comunque su una. Noi dobbiamo cercare sempre di scremare, di fare più semplici possibili i movimenti invece di cercare di articolarli, e questi come vedete sono principi più che tecniche. Sono sì magari tecniche base, ma legate molto al principio. Poi Musashi parla della via della Tachi, la via della spada lunga, Tachi no Michi to Yukoto. Una volta padroneggiata la tecnica, si sarà in grado con la maestria di saper maneggiare la spada anche affrontando più di un avversario, utilizzando anche che l'arma solitamente si usa, quindi non è detto che deve essere forza la spada. Quindi lui fa una focalizzazione molto importante non tanto sull'arma ma tanto sulla maestria. Se magari abbiamo la maestria di utilizzare i bastoni, lance, alabarde, e avremo compreso questo concetto dell'eio, lui ovviamente lo lega alla via della Tachi, ma potrebbe essere la via di qualsiasi altra arma, beh, noi una volta assimilato questo avremo la capacità di adattarci e combattere anche contro due avversari. Tornando ovviamente alla spada, che è l'elemento supremo per noi, la spada dice che non va estratta in modo frettoloso. La spada non va estratta in modo frettoloso, altrimenti si perde la concentrazione e il cammino. Si tendono a commettere molti errori di cui altre volte non ci si rende conto. Quindi anche la fretta di estrarre l'arma senza avere il concetto di cosa abbiamo in mano ci porta a maneggiare l'arma in modo sbagliato. Infatti dice che si perde la possibilità di maneggiarla liberamente. Liberamente che vuol dire? Vuol dire con la libertà del pensiero, cioè non è un'arma che segue una tecnica prefissata dalla mente, non deve ricordare oddio fendente 1 o angolo 2, viene, l'angolo 1 viene da sé, viene. Però questo può succedere se la spada viene maneggiata con la calma nella mente. Questo non significa che la spada è lenta, può essere anche rapida, ma nella velocità c'è la calma. Infatti dice occorre molta calma, perché la calma è colei che ci permette di gestire anche la rapidità dei movimenti. La rapidità non è soltanto fare dei movimenti furiosi, perché quelli sono movimenti scoordinati o magari presi dalla velocità dove se ne perde il controllo. Una macchina che corre a 300 km orari è forte se controllata. Se non controllata, anche se è veloce, è una macchina che non è forte. Quindi è la canalizzazione proprio della nostra forza attraverso la calma. Quindi la spada risponde al medesimo principio. Questo è legato anche al fatto di apprendere con fretta lo stile, no? Quindi
associamoci anche un fattore di apprendimento. Tante persone hanno fretta di imparare le cose, voglio impararle subito, voglio il diploma, voglio per fare che cosa? Per assimilare veramente la via della spada o perché uno deve farsi vedere dagli altri? Che è la parte più superficiale. Ecco, a volte la calma è colei che ci permette di assimilare meglio, di comprendere i nostri errori. Perché gli obiettivi si raggiungono anche con calma. Si deve a volte andare diretti senza fermarsi, ma con la calma, con la limpidità, perché altrimenti purtroppo l'obiettivo viene a mancare. E questo vuol dire che anche nel duello non vanno fatti movimenti di fretta, perché a volte la fretta nei movimenti significa poca chiarezza nel nostro animo, nel nostro spirito, dell'arma che stiamo usando. Avere poca chiarezza dell'arma che stiamo usando ci porta a fare dei movimenti in realtà confusionari e sbagliati, a volte anche scoordinati, rapidi ma magari che non sono effettivamente efficaci. Questo perché la spada va anche utilizzata per le sue caratteristiche, non come un ventaglio pieghevole o utilizzare una spada lunga come se fosse una spada corta, perché se si impugna una spada lunga come se fosse una spada corta e viene utilizzata con un modo che non è naturale, come avevo fatto già un accenno in un video che avevo già girato, in realtà stiamo snaturalizzando l'arma e non abbiamo nemmeno la consapevolezza ovviamente dell'arma che stiamo utilizzando. Questo vuol dire conoscere e avere la consapevolezza degli strumenti che abbiamo, dell'arma che abbiamo. In questo caso non posso utilizzare una spada che ha una portata sul piano tecnico come se fosse una spada più corta, perché non avremo nemmeno il concetto della distanza, perché una spada corta è adatta ad una distanza più breve, a dei movimenti diversi anche biomeccanici. Una spada lunga ci dà un tutto altro tipo di movimento. Quindi se noi tentiamo di snaturalizzare, e ho fatto attenzione a questo errore ragazzi, io ci ho provato a utilizzare una spada lunga come se fosse una spada corta, effettivamente c'è un errore, cioè, capito? Non si può fare, perché ha una natura l'arma e va rispettata, perché altrimenti facciamo confusione e non abbiamo consapevolezza né di quella corta né di quella lunga. Perché se poi in una situazione in cui abbiamo una spada corta cerchiamo di utilizzarla come se fosse una spada lunga, in realtà se mi metto la stessa postura con Wakizashi, io la prima stoccata la prendo in fronte, perché la lunghezza dell'arma è totalmente differente. Questo ovviamente non è quello che devo dire io, però si vede anche dalla misura dell'arma. In quel caso dovremmo agire in modo diverso, anche perché per una questione di peso proprio cambia totalmente la postura, l'arma, cambia tutto, cambia. Quindi imparando il passaggio tra le varie guardie, il maneggio della daci diventerà naturale, si impugnerà la spada senza fatica e soprattutto senza pensare, in modo estremamente naturale, senza avere il pensiero di che movimento devo fare. Dice: se volete colpire verso il basso, sollevate la spada verso l'alto. Se volete colpire di fianco, tenete la spada verso il fianco che volete colpire. Gomiti ben tesi e l'arma va maneggiata comunque con vigore, non in modo rigido ma con vigore, che è diverso, è una manifestazione del nostro corpo sull'arma stessa, è un prolungamento. Questa è la via della spada lunga. Imparando con precisione le 5 posizioni si sarà in grado di maneggiare e brandire l'arma con maestria. Esercitatevi costantemente e intensamente, perché questo è il segreto per la pratica della via dell'arte della spada. Ragazzi, io finisco qua il video, vi ringrazio per aver ascoltato la prima parte del libro di Mizu no Maki, ovvero il libro dell'acqua del Gorino Sho di Miyamoto Musashi, ovvero il libro dei cinque anelli per chi non lo conosce col nome italiano. Vi ringrazio per in anticipo se commenterete, se metterete like al video. Spero abbiate apprezzato ovviamente anche le ispezioni che ho messo per farvi vedere un pochino quello che intendo, per le mie consapevolezze che ho voluto condividere con voi, perché ho parlato anche tanto di esperienze personali, perché il libro insegna brevemente che tutto è basato sull'esperienza personale. Musashi ha scritto questo trattato proprio perché è un trattato dovuto all'esperienza personale, e quindi per questo è molto adatto a tutti, eh? Non è un trattato molto tecnico dove si parla di tecniche, di spostamenti, di sezioni o di quant'altro. Spiega principalmente, è come se una riscoperta di cose che abbiamo dentro di noi, di principi che noi abbiamo dentro di noi e di cui dobbiamo averne sempre di più la consapevolezza, di cui a volte dobbiamo riscoprirne la consapevolezza, perché tante volte la vita stessa impostata sulle tecniche, sugli schemi stessi, anche degli schemi di vita parlo, non parlo soltanto di arti marziali, ci porta a far perdere quella parte più interna di noi, farci smarrire, no? E il compito delle arti marziali, di chi percorre un percorso spirituale, è proprio quello di riscoprire ciò che è
il più naturale possibile, quindi scremare, togliere sempre di più. Come diceva Bruce Lee, ogni giorno qualcosa in meno, non qualcosa in più, sbarazzati di ciò che non è essenziale per arrivare all'essenza delle cose. L'essenza delle cose, ragazzi, è il vuoto, è il raggiungimento poi alla fine del vuoto, cioè ovvero della semplicità di ciò che è vuoto. Ecco, non so come spiegarvelo, perché comunque è un concetto, è una sensazione che uno deve vivere. Io vi auguro ovviamente che con l'apprendimento, la consapevolezza, anche il ripasso, lo studio di queste cose, la meditazione anche sul capire quello che, la riflessione, più che meditazione, la riflessione su queste mie parole, che sono parole già magari sì dette da un altro, ma che noi che pratichiamo oggi, perché poiché questi grandi maestri sono morti, non ci sono più, noi portiamo avanti, e per questo noi diciamo cose già tante volte che possono sembrare già dette, ma in realtà sono cose anche dovute alle esperienze personali, no? Vissute, in cui io mi sono ritrovato poi leggendo questi pensieri di vita di questi famosi maestri che per noi sono un esempio da seguire. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale e ci vediamo alla seconda parte del libro di Mizu no Miki alla prossima settimana. Grazie a tutti.